Allora, benvenuti, abbiamo fatto la mappa, adesso dobbiamo inserire la libreria. Allora, per inserire la libreria dovete andare nella parte di codice, adesso qui l'ho appena fatta, ma solo per verificare, normalmente non ce l'avete nessuna libreria, dovete importare librerie e vi fa vedere tutte le librerie che sono configurate nel database. In questo caso c'è soltanto text to speech e quick engine. Quindi praticamente se gli dite, se togliete la spunta o la mettete, vedete che sparite la parte di libraries. Se invece gli mettete solo text to speech, avete anche la parte lib. E la parte lib sotto le persone che hanno creato la libreria avete la parte di text to speech. Il text to speech è un programma in realtà molto piccolo, ma che si può attivare con questo, con queste funzioni, in cui in sostanza si specifica qual è la lingua e qual è la frase da pronunciare, e a questo punto, quando si fa questo programma che fa questa inizializzazione, quindi parla, e poi quando nell'update mettiamo che quando si clicca si pronuncia la frase. Ora, nella registrazione non compare la frase parlata, ma sappiate che c'è, cioè, purtroppo il registratore non riesce a registrare questo pezzo. Quindi quando faccio il play, Benvenuti in questo ecco, esempio. voi non lo sentite probabilmente, ma dice benvenuti in questo esempio e lo pronuncia anche discretamente. Una cosa analoga, dicevamo, quando si importa la quick compare anche sotto lib salazar, c'è cioè il quick engine. Quick engine è una libreria che rende disponibile la parola chiave quick dentro tutto il progetto, come vedremo tra un pochino, ok? E qui tra l'altro Quick Engine, poi lo studierete bene, ma c'è anche la sua piccola documentazione. Questo è tutto per l'import di librerie dentro un vostro progetto.